Quando ero bambina io il panettone era Natale, c'era il pranzo natalizio canonico e c'era tagliavi il panettone. E poi il bello del panettone era che quando non lo mangiavi tutto, ovviamente c'erano tante cose, che il giorno dopo lo mangiavi col caffè latte. Tuttora a me piace al mattino far colazione, adesso che ci sono i panettoni, mi piace far colazione con il panettone inzuppato nel latte, che tu lo metti dentro che è così poi... E poi dopo te lo mangi così. Il mio gusto preferito del panettone rimane sempre il panettone classico, con un buon panettone classico, con i suoi pezzetti di arancia candita dentro, di scorza d'arancia, sì. Questo panettone è da 10 kg che noi prendiamo da tanti anni, perché vediamo che piace ai clienti. È tutto chiuso dentro questo cellophane. Quando tu lo apri, l'ha sentito anche prima che l'ho aperto, senti l'odore del panettone, ma mi riporta nel pensiero a quando era Natale, la riunione della famiglia, era il pranzo ricco, oltranza nella giornata, era tagliare i dolci, era alla mattina andare alla messa di Natale, era alzarsi, fare il bagno, il bagnetto, perché non si faceva tanto spesso una volta il bagnetto, adesso è... E poi la mamma aveva steso sul letto tutti i tuoi vestiti nuovi, che sfoggiavi con le scarpe nuove per Natale, col cappotto. E quindi era l'affetto della mamma, cioè era la famiglia, ma tu eri bambino. E tu eri bambino ed era questa cosa. E quando apri il panettone, senti l'odore del panettone, perché è dolce, è un aroma, è speziato, cioè... È un bel ricordo, insomma, proprio per me.